vice comandante dei Vigili Urbani di Ragusa, maresciallo Rosario Brinchi, e poi l'ingegnere Alberto Pasqua, un esperto della viabilità, l'assessore Gaetano Salone, il capogruppo del Partito Comunista. Perché? Perché è stato il primo ad accorgersi, mi piace dirlo in questi termini, anche se non sono quelli più appropriati, ad accorgersi dove andavamo col traffico. Abbiamo avuto l'opportunità di dare un incarico professionale a uno studio di tecnici specializzati perché cerchino di dare un riassetto definitivo, o quantomeno se non potrà essere definitivo, molto vicino adesso per regolamentare questo traffico. Architetto Calfì. Ma innanzitutto io ringrazio l'invito di Telenova e saluto i telespettatori. Innanzitutto penso che finalmente qualcosa si fa per il traffico, ma non penso che sia esaustivo questo. Ecco, desideravo ringraziare Telenova per l'opportunità che mi ha offerto stasera, anche se catapultato, come hai detto prima, di rivolgermi a tutti gli utenti, ecco, non solo telespettatori, ma a tutti gli utenti della strada, in qualità di operatore della Polizia Municipale. E vorrei ringraziare anche questa emittente della Nova perché ci consente questo scambio con il pubblico, questo scambio di comunicazione. L'argomento non è più semplice, purtroppo temo che non potrà essere esaurito nello spazio di un breve dibattito. Tuttavia, delle argomentazioni di fondo è bene indicarle, darne un profilo essenziale per consentire agli ascoltatori, alla città, spero, di comprendere un po' quali sono i meccanismi che presiedono a questo tipo di pianificazione dei trasporti. Sarà domani e domenica presso il Palazzetto dello Sport, è un'edizione particolarmente prestigiosa in quanto offre alla nostra squadra. Questa società, che è poi il frutto di un fenomeno che da sempre a Ragusa ha creato entusiasmo, tanti proseliti, è uno dei tanti fenomeni della nostra provincia che sempre siamo un po' condannati. Ieri sera, per esempio, ho partecipato alla presentazione del trofeo Peppe Greco a Scicli, che è diventato un vero e proprio atleta del mondo, a partire dal campione mondiale, ma anche siciliano, se teniamo presente che a parte Trapani, solo Ragusa può vantare una squadra di un campionato così importante. Se un momento può anche essere giovane, può anche avere dei vizi, delle colpe, che sono quelle di non avere una certa esperienza, ma sicuramente non si possono fare di questi atti politici che sono insensati. Ancora è necessario studiare per trovare le cause della malattia, ma anche uno sbocco terapeutico. Lavoriamo per rendere più vivibile la vita ai malati di sclerosi multipla. Quindi verranno poi comunicate via via dopo la manifestazione come sono spese queste soldi dalla sezione di Ragusa. Ci sono molti malati che si avvicinano a noi, che chiedono informazioni e chiedono aiuto. Vorremmo materialmente dare questo aiuto, quindi con l'assistenza socio-sanitaria. Sì, gara nuova credo proprio, a tutti gli effetti. Non sono più i 5 chilometri e 200 metri da fare in due manche, ma 8 chilometri e 2. Salta il torneo di rugby, cancello chiuso al selvaggio, derivato tutto da un malinteso. Non hanno perso tempo giocatori e dirigenti a recarsi al comune per chiedere conto e ragione dell'accaduto. Alla fine si è scoperto che si è trattato di un malinteso. Il funzionario dell'ufficio sport, contattato telefonicamente da un esponente della società, non ha inteso che al Padua Rugby il permesso serviva per domenica. Così nessuna autorizzazione era stata firmata per il triangolare con il Siraco Siracusa ed il San Gregorio Catania. Comunque, la brutta figura la città di Ragusa l'ha fatta, facendo trovare il cancello dello stadio chiuso a 45 atleti ed a più di 100 spettatori. Come dire, verba volant scripta manent. L'assessore al ramo Totò Ottaviano ha chiesto scusa alla squadra e si è ripromesso di inviare una lettera alle due formazioni ospite a Roy Biscio, allenatore della squadra ragusana, che domenica è andato su tutte le furie. Ma l'episodio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La delegazione del Padua Rugby infatti si è sfogata di tutto ciò che non va, tanto per iniziare le condizioni igieniche degli spogliatoi del campo Enal e dello stadio selvaggio.
Inoltre è stato chiesto al delegato del sindaco la possibilità di poter usufruire del campo selvaggio per 3 volte la settimana e di poter contare su spazi idonei per potersi cambiare e fare le docce. Si è parlato anche di contributi. Il Padua Rugby considera esile il contributo di 35 milioni accordatogli dal comune per disputare un campionato nazionale. Ottaviano ha dichiarato che in merito ai contributi l'amministrazione comunale ha dato dei precisi segnali di cambiamento. L'incontro comunque è servito per instaurare un rapporto di collaborazione tra squadra ed ente comune. Sull'argomento il consigliere di Forza Italia Fabrizio Elartro, che peraltro era presente all'incontro insieme al consigliere Sebastiano Tumino, ha presentato un'interrogazione per sapere i motivi che hanno determinato la non effettuazione del torneo causa i cancelli sbarrati. Di pomeriggio, va bene, non lo venite a dire perché poi abbiamo difficoltà di organizzazione. E andiamo in giro senza massaggiatore, solamente con un accompagnatore e un tecnico che ci segue in panchina. Quindi noi abbiamo 77 milioni di spese vive. Solo dei biglietti aerei. Noi siamo, cioè più di 100 tesserati, considerate 4 squadre giovanili, che io devo prendere 35 milioni pari a... Anche se ho un mezzo, lei lo sa benissimo, nel nostro sport. No, è un mezzo, la linea laterale è un mezzo. E quel campo per il nostro sport non è idoneo. Ma questo è un altro discorso, però dico... Noi ci vogliamo con notizie per quelle che sono, senza fare terrorismo, senza... A livello di Serie A, di Serie B, di Serie B, altre società e altre realtà di tali unità, di tali abbiamo istituito all'interno della presenza dello sport una cosa che si sono restati. Ormai ragusana d'adozione, Tiziana Lodato. Sì, sarò sempre qui, mi dovete sopportare. Sei venuta per inaugurare il Lucernaio Club. Quanto è bello, veramente complimenti a lui, è veramente un bellissimo locale, sono veramente felice di inaugurarlo. Parliamo con Giorgio Sortino, l'idea nasce a chi? L'idea nasce per l'ente Vertenza Ragusa, è un ente che con la partecipazione di istituti bancari e l'apporto soprattutto dei giovani vuole cercare di valorizzare le risorse che noi abbiamo, dal turismo, la valorizzazione di Ibra, proprio mi viene in mente un amico mio di Milano che venendo all'Ibra, a Ibra ha detto Ibra fa di Ragusa una città internazionale e questo la riprova l'abbiamo avuto per quanto riguarda divorzi all'italiana, gente di rispetto con Zamba e l'uomo delle stelle con Tornatore e Tiziana. È stupenda Ibra, io veramente la amo, lo dico con sincerità. Poi ci sono anche dei ricordi affettivi, perché il primo Shaq, sai, tutta una serie di cose, comunque veramente è bella. Io quando ho girato il film non l'ho conosciuta veramente perfettamente, ogni tanto vengo a trovarla e scopro sempre qualcosa in più, quindi questo vuol dire che veramente è bella. Sì, lei è catanese, è la mia migliore amica, diciamo sorella, proprio la considero una sorella, ed è qui, lei è quasi sempre con me, noi che mi accompagna, siamo sempre insieme, insomma. È stata come anche a Venezia, è stata come durante le riprese, insomma, stiamo sempre insieme perché ci vediamo veramente bene. Quindi. Allora Sandra, quando è cambiata Tiziana? Da quando? No, Tiziana non è cambiata, è rimasta sempre la stessa, non è cambiata assolutissimamente. Questo la onora molto, diciamo, è sempre rimasta Tiziana Lodato. Tossicodipendenze, aggredire il problema da più parti. Lo ha affermato il professor Luigi Cangrini nel corso della presentazione del progetto di prevenzione delle tossicodipendenze, denominato Zuleima. Un progetto promosso dall'assessorato alle politiche giovanili di Ragusa, che ha lo scopo di arginare il grave fenomeno che oramai coinvolge l'intera società. Ma parlare di droga, come ha sottolineato il professore Cangrini, è sempre difficile. È un fenomeno dalle mille sfaccettature, occorre assolutamente agire da più parti. Il progetto Zuleima può essere definito, ha detto il professor Cangrini, una delle linee che può congiungere un ponte. Inoltre ha evidenziato Cangrini il vero problema è l'accesso ai servizi. Infatti in tutto il territorio nazionale si sono creati tanti servizi di cura e assistenza ai tossicodipendenti, ma il passo più difficoltoso è quello di portare il soggetto e la famiglia a chiedere aiuto, a rivolgersi alle strutture.
Ed uno dei principali obiettivi del progetto Zuleim è quello di essere un servizio rivolto alle famiglie. Infatti il progetto prevede l'attivazione di sportelli sociali per accogliere richieste di intervento e aiuto da parte delle famiglie, spesso in condizioni di disagio. Alla presentazione del progetto, svoltasi al Comune di Ragusa, hanno partecipato, oltre al sindaco Chessari, l'assessore Ottaviano, il professore Cancrini, il dottore Intorrella, il prefetto Ingrao e il questore Canale Parola. E trovare delle soluzioni per queste nostre mezze di attività, mi sono reso conto che invece è nello stesso tempo metterci continuamente in discussione, perché solo così. L'assessore mi ha ordinato di darle la parola.